Ciao manutentori e bentornati nel mio garage. Oggi parliamo ancora di avvitatori, tanto per cambiare. E parliamo di Top Shack. Nella miniatura ho scritto Top Shack Sedesta. Perché ha lanciato una nuova linea di avvitatori molto ma molto interessante. Oggi faremo una carrellata sui tre nuovi modelli e poi cominceremo a vederne uno in particolare, quello diciamo base della gamma. Andiamo a vedere, ma prima sigla. Eccoli qua, nella loro bella scatola bianca, che si sporca subito e mi falsa anche l'esposizione, ma vabbè, non è colpa loro. TS ED3, TS ED4, TS ED5, quindi Top Shack. Dovrebbe essere electric drive, driver, una roba del genere. Comunque le sigle sono sempre abbastanza esplicite. TS sta sempre per Top Shack e D in questo caso, appunto, ripeto, dovrebbe essere electric driver o qualcosa del genere. In altri prodotti Top Shack, per esempio la smerigliatrice angolare è AG1 Angle Grinder. Spero di averlo pronunciato giusto. Va bene, non perdiamoci in chiacchiere, andiamo ad aprirli. Ecco qua, arrivano tutti in una valigetta piuttosto piccolina e identica assolutamente esteticamente. Dentro hanno tutti la stessa dotazione, un manuale di istruzioni in italiano, un piccolo pieghevole che pubblicizza il sito, la marca, il sito, e un certificato di garanzia che dichiara 12 mesi di garanzia. In Italia dovrebbero essere 24, questa è una questione ancora un po' in sospeso con Banggood, perché addirittura fino a qualche mese fa davano 6 mesi di garanzia. Io non lo so adesso che cosa può succedere se ci ritroviamo ad avere problemi con questi prodotti, che per quanto buoni possono sempre avere difetti nel breve e medio periodo. Se ci ritroveremo entro i 2 anni ad avere problemi, potremmo anche avere qualche rogna per far valere la garanzia dei 2 anni, nonostante siano venduti in Italia. Diciamo che questo è il loro principale problema. Togliamo di mezzo le scatole e andiamo a vedere il contenuto delle valigette. Mi veniva da dire togliamo le scatole dalle scatole. Ok, apriamo il modello più piccolo, il TS ED3. Cerniere, tutto sommato, anche se in plastica, danno un certo affidamento. Cerniere, scusate, le chiusure, mentre appunto la cerniera non c'è, è a deformazione, vedete? Quindi da quel punto di vista invece non dà molto affidamento. Ecco quello che troviamo nella confezione. Il nostro avvitatore, questo ricordo è il modello base, ok? È un avvitatore a spazzole senza percussione. Dichiara, se non mi ricordo male, 30 Nm di coppia. Poi comunque quello che vale è sempre la prova pratica. Poi lo vedremo bene da vicino. Continuiamo con la carrellata. Troviamo un kit base di punte, alcune per legno, alcune per metallo. Lasciano sempre un po' il tempo che trovano, ma comunque per iniziare, chi non ha nulla, possono anche andare bene. Il suo caricabatterie, che purtroppo non è uno di quelli da tavolo, non so se l'hanno fatto per risparmiare spazio. Fatto sta che comunque il LED ha anche un'indicazione a seconda che la batteria sia in carica, sia carica, sia danneggiata o sia surriscaldata. Purtroppo non è molto potente e ha una corrente di carica di soltanto 1 A. Questo vuol dire che per la batteria da 2 A ora data in dotazione caricherà in 2 ore, il che non è molto bene. Si carica innestando direttamente questo blocchetto sulla batteria e collegandolo poi alla spina. Non mi piace, ma è così. Tra l'altro nella scatola c'è anche lo spazio per un caricabatterie un po' più serio, però al limite lo potremo sfruttare per una seconda batteria. Inoltre cosa abbiamo? Questa confezione di bit che oltretutto mi sembra siano il cromo vanadio, ci avevo già dato un'occhiata. Sì, CRV. Spero che si riesca a leggere CRV, quindi almeno il materiale non è malvagio. E c'è anche una prolunghetta porta bit. Infine un flessibile per poter arrivare in punti nascosti, in punti poco accessibili, con il solo trapano. Dove il trapano non ci sta, ci si può arrivare con questo ad avvitare, non a forare, ma comunque ad avvitare è sempre molto utile.
Il TS-ED4 ha la stessa identica dotazione, proprio uguale uguale, cambia chiaramente il trapano. Qui abbiamo un trapano che si vede già la differenza. In questo caso motore brushless, come ben chiaramente indicato sul manico, 45 Nm di coppia, senza percussione. Questo invece è il top di gamma, TS-ED5, sempre brushless, con percussione, sempre 45 Nm di coppia. La dotazione è sempre la medesima. Allora, la prima cosa da dire di questi trapani è che Top Shack ha abbandonato l'innesto Makita, come era in altri utensili che ho provato, per esempio negli avvitatori ad impulsi della serie TSPW, come ad esempio questo che è il TSPW2, che come potete vedere ha innesto simile Makita. Questa è proprio una batteria compatibile Makita. Funziona con questo tipo di utensili, non funziona con quelli nuovi perché l'innesto è completamente diverso. Lo si può osservare già ad occhio che hanno completamente cambiato l'innesto. Volevano, diciamo, differenziarsi, mettiamola così. In realtà, a noi hobbisti, questa differenziazione non piace molto perché avere comunque degli utensili compatibili con batterie di marca che si trovano tra l'altro, come vedete, questa di concorrenza a prezzi molto modici. Questa l'ho pagata attorno ai 25 euro, per cui che poi non valga quanto l'originale, ma interessava anche poco. So che ho disponibilità di un parco batterie molto ampio per questi utensili e per questi purtroppo no. Diciamo che sarebbero usciti con un loro innesto proprietario, esclusivo. Tra l'altro, vedete quanto sono curate, hanno tutte le scritte in rilievo, sono delle vere 2 A, a differenza di qualche Top Shack che ho provato in passato che dichiarava 2 A, ma poi. Questo invece, cioè, è veramente una bella batteria. Io non so perché abbiano dovuto per forza differenziarsi. Fatto sta che probabilmente hanno dato la produzione di questi utensili a un grosso produttore cinese e forse non sono stati chiari negli accordi. Fatto sta che abbiamo scoperto che ci sono batterie di altre marche che io ho coperto opportunamente perché non voglio far vedere la marca della batteria, che sono perfettamente compatibili. Quindi abbiamo accesso ad almeno due case che non dichiaro perché a quanto pare Top Shack non è contenta di questo, ma noi hobbisti sì e anche molto. Abbiamo due case produttrici abbastanza diffuse e famose, sempre tra noi hobbisti, con anche la disponibilità di batterie da 4 ampere ora. Tutte compatibili con la nuova linea Top Shack. E questo a me fa immenso piacere e non solo a me. Naturalmente anche le note marche da cui provengono quelle batterie, chiaramente sono compatibili con le batterie Top Shack. Possiamo mettere le batterie Top Shack sui loro utensili. Chiusa la parentesi delle batterie, andiamo a vedere il nostro primo avvitatore. Si tratta di un avvitatore estremamente piccolo e compatto. Ricorda un po' qualche DeWalt nelle fattezze, diciamo, certo non nel colore. Pesa anche poco, 1229 grammi, comprensivo di batteria. Gli altri due sono a addirittura 1217, questo pesa qualcosa in meno. Questo invece, avendo i meccanismi della percussione, arriva, beh, non tanto più su, 1277 grammi. Quindi siamo a relativamente dei pesi piuma, perché poco più di 1200 grammi tutti quanti con batteria da 2 A ora è veramente una cifra contenuta. Consideriamo che molti loro concorrenti sono sui 1400-1600 grammi. Possono pesare quello che vogliono, a me interessa come vanno. Intanto le finiture sono discretamente curate. In questo modello base abbiamo qui qualche piccola sbavatura nello stampaggio della plastica. Qui sentite anche che il dito fa rumore passandoci sopra, però hanno una bella gommatura. Questo qui in particolare non è particolarmente ampia, però qui è tutto rivestito.
Un manico dall'andamento abbastanza lineare e comunque adatto a chi non ha mani enormi. Vedete, la mia mano è piuttosto lunga ma sottile e quindi lo impugno bene. Se avessi le mani più grosse, le tre dita qua farebbero un po' fatica ad inserirsi con comodità. Nel mio caso va benissimo, a qualcun altro potrebbe non piacere. Feeling dei comandi si rivela abbastanza sostenuto, senza giochi particolari, a livello di altri apparecchi anche ben più costosi. Il cambio di velocità ha uno scatto molto ben definito, anche piuttosto duretto ma senza incertezze. Mi piace. Ghiera della frizione che a me piace tanto. Scatti anche questi molto ben definiti, non particolarmente morbida, tra l'altro è di una plastica che ha quasi l'effetto di metallo, molto molto bella, mi piace. Mandrino rivestito in plastica, il che non è un gran male, sinceramente, non deve essere per forza rivestito in metallo, tanto le parti metalliche sono quelle interne. Diamo un'occhiata. Sembra girare ben dritto, stranamente anche il collare, poi comunque lo verifichiamo con mano. Ha una luce senza ritardo, vedete, è in posizione ideale perché qui sul manico in basso puntano bene sulla zona di lavoro senza zone d'ombra, mentre se ce l'avesse qui farebbe una zona d'ombra come ce l'hanno molti modelli. Qui invece è perfetta anche con una bella lente che diffonde bene la luce. Peccato che non abbia lo spegnimento ritardato, ma qui siamo sul modello base, ripeto. Infine, qui c'è l'alloggiamento per un gancio, ma non c'è nessun gancio non pervenuto. Peccato. Stavo guardando se ne esistono di compatibili, ma ho provato quelli di Parkside, quelli di DeWalt, di Makita, di Milwaukee, di Boeing. Non ce n'è nessuno di compatibile. Dovrò inventarmi qualcosa perché trovo il gancio da cintura estremamente utile. Vediamo ora se il mandrino è in asse, vediamo che velocità fa e poi facciamo qualche buco. Ah, dimenticavo di dire che la batteria ha anche un bel indicatore di carica, addirittura con 5 LED. Molto molto carino. Questo dimostra proprio la cura costruttiva di queste batterie, anche dell'avvitatore. Tra l'altro ha anche due inserti gommati antiscivolo per quando l'appoggiamo. Prendiamo una punta di qualità, una Crino Speedmaster, poi vi lascio qualche link sul kit di queste punte che sono veramente buone. E andiamo a vedere se gira dritto. Il mandrino ha il blocco automatico spindle lock, va serrato a mano, non fa scatti, però tiene. Anche se non fa scatti, non serratelo usando il motore perché rischierebbe di rovinarsi. Osservate l'unghia di mano, zoomiamo. Perfetto, gira perfettamente in asse, fa anche un bel rumore molto fluido. Ha questo rumore invece in seconda velocità. È perfettamente normale, vi assicuro che lo fanno anche i trapani di marca. È dovuto al blocco immediato del mandrino. Qualche esemplare di qualche marca non lo fa, questo lo fa, non è un difetto. In prima velocità non lo fa, perché l'arresto è più graduale. Test di velocità col tachimetro elettronico a laser. Trecentosessanta giri nella prima velocità, dichiarati 400. Vediamo nella seconda. Millequattrocentocinquanta giri, dichiarati 1650. Quindi siamo abbastanza lontani. Curiosità. Proviamo ad installare una batteria da 4 Ah. Vediamo se cambia qualcosa. Sì, qualcosa cambia perché arriva a 1500 giri, quindi una piccola differenza c'è. Tra l'altro, nelle prove che avevo fatto qualche tempo fa con batterie di altre marche, risultava che con queste batterie l'apparecchio era più performante. Vediamo se è ancora così, perché sono cambiate le temperature. Quando ho provato un mesetto fa, qui dentro c'erano poco più di 0 gradi. Oggi ne avremo un 15-16, quindi le cose cambiano parecchio.
Comunque qualche giro in meno, vedete, 1417 contro i 1450 che fa quella sua. Strano perché queste sono batterie di discreta qualità e non vedo la differenza, non ho ancora capito, forse starà in qualche elettronica di gestione. Ecco, con questa arriviamo addirittura a 1480. Magari questa, anche se mi dà che è carica, non lo sarà perfettamente. Fatto sta che funziona bene con tutte queste batterie. Rimettiamogli la sua. Spostiamoci al banchetto da lavoro e facciamo qualche prova di foratura e vediamo un po' come avvita. Moraletto diabete classico e il mio kit di prova per i trapani. Cominciamo con le viti piccole. E per l'occasione utilizzerò i suoi bit, che tra l'altro sono interessanti perché hanno anche, vedete, questi profili quadrati e le Torx, quelle col buco, anche se alcune non sono particolarmente precise. Comunque, vediamo un po' con le classiche PZ che uso di solito che tipo di rispondenza dimensionale hanno. Intanto iniziamo con la vite più piccola in assoluto, che è questa, ed è una 13x3 mm, proprio minuscola. Nessun avvitatore riesce a fermarsi in tempo, tranne rarissimi casi. Utilizziamo il suo portabit, prendiamo un inserto PZ1. Gli inserti sono anche belli unti, tra l'altro, per preservarli dalla ruggine. Il magnete, finché dura, ha una discreta tenuta. Vediamo la rispondenza dimensionale. Ottima, direi. Ottima, decisamente ottima. Frizione al minimo. La Madonna! Addirittura si è fermata prima di arrivare. Ve lo devo far vedere. Osservate. Addirittura più morbida del morbido, mi piace questa cosa. Pensate ad avvitare viti sul trucciolato, in pratica vi permette di avvitarle senza patemi. Mettiamo frizione a 3. Ancora non è arrivato, frizione a 4. Ok, con la frizione a 4 arriva a filo con questa vite minuscola. Decisamente buono. Decisamente buono, quindi possiamo già passare a calibri più consistenti. Questa che è una 3,5x21 richiede questa volta un inserto PZ2. Ecco, una cosa che è abbastanza difficile, non avendo i fori sotto per spingerli fuori, non è semplice tirare fuori gli inserti dalla loro custodia. Anzi, è una cosa abbastanza antipatica. Ho beccato una vite con la testa rovinata. Aspetta che ne prendo una sana. Eccola qua, PZ2, e anche in questo caso la rispondenza è ottima. Per cui bit direi di discreta qualità. Vediamo un po' qui come ce la caviamo. Partiamo già con una frizione a 4. Ok, si ferma un centimetro fuori quasi. Frizione a 6. Ancora rimane poco fuori. Frizione a 8. Ok, è andata a filo con la frizione a 8. Ora prendiamo questa, che è ancora più grossa. Qui siamo a una 5 per 20, anche qui molto buona la rispondenza. Ok, si è fermata con la frizione a 8 con la testa fuori. Andiamo a frizione a 10, quasi non si è mossa. Andiamo a frizione a 14. Frizione 16. Ok, un po' anomalo il funzionamento in questo con la frizione a 16. Proviamo a tirarla fuori e proviamo ad avvitare direttamente con la frizione a 16. Se io premo del tutto il tasto, la frizione funziona bene. Se io lo premo a metà, sembra quasi che, ecco, vedete? Scatta, ma continua a girare. È un po'
altalenante, diciamo. Ora proviamo con questo bel vitone 5x50 mm e manteniamo la frizione a 16. Resta un po' fuori. Andiamo su di 1, 17. Ha dato un colpetto, frizione a 18. Ancora niente, frizione a 19. È andata a filo. Vediamo se fa lo stesso scherzetto. Sì. Se io tengo il tasto a metà, continua ad andare. Non è molto grave, ma un po' fastidioso se vogliamo. Adesso andiamo con questa bella vitona 6x55. Qui richiede un inserto PZ3. Ha una cosa che non vi ho fatto notare, guardate bene qui. Le avete viste le scintille? È un avvitatore a spazzole, fa scintille. Ok, con frizione a 19 ovviamente si ferma prima. Frizione a 20. Ecco, dal 19 al 20 c'è una differenza enorme. Riproviamo. Frizione a 19. Frizione a 20. No, sempre perché non avevo premuto del tutto il tasto. Se non premo del tutto il tasto, va oltre. Noto ora che ci sono degli scatti non contrassegnati. Ha avuto un piccolo bloccaggio. Mi è capitato anche con altri apparecchi, che quando sforzo con frizione ad alti valori, dopo fa un po' fatica. Però facendolo poi girare ha ricominciato. Comunque dicevo. Dopo il 20 ci sono degli altri scatti prima dello scatto foratura che esclude la frizione. Voglio vedere, per esempio, questo sarebbe un 21, 22, 23 e poi c'è lo scatto foratura. Quindi avrebbe 23 scatti. Vediamo un po', vediamo un po'. Adesso è intervenuta la protezione. Si è un po'. Come dire, si è un po' innervosito. Quindi riproviamo a fare un buco dall'inizio, scusate, da evitare dall'inizio, con frizione a 21. Vediamo cosa succede. Ok. Arriva in fondo e si spegne. Ragazzi, ero in velocità 2. Tutto sbagliato, tutto da rifare. E rifacciamo le prove con la velocità 1. Mi sembrava un po' strana sta cosa, scusatemi, ma sto girando il video un po' tardi la sera e sicuramente il mio amico Simone Verzeletti, che saluto, ciao Simone, che è l'amministratore del gruppo TechPo, utensili TechPo, Popoma, Icica, e ricordate questi tre nomi, ricordateli. Insomma, dirà che non è vero che è perché è tardi, ma perché ho esagerato col prosecco. Non è così, ve lo assicuro. Quando faccio questi lavori, alcol zero, e ormai anche quando non li faccio. Comunque andiamo avanti. Rimettiamo sul PZ3, proviamo ad avvitare questa vite a velocità 1. Frizione, stavolta la mettiamo a 20, vediamo. Ok. A 20 scatta perfettamente, ecco perché anche prima faceva quei comportamenti un po' anomali. Proviamo a 21. Ecco, ok, ho capito cosa succede. Niente, anche se ci sono degli scatti intermedi, in realtà da 20 in poi è già bella che è entrata la frizione, adesso lo verificheremo con questa. Cioè, entrata, esclusa, scusate, forse ha ragione Simone, anche se non mi ricordo di aver bevuto.
E quindi proviamo con questa vite bella grossa, con la testa piatta e vediamo cosa fa. Ok. Confermato che basta superare l'impostazione 20 e la frizione non c'è più. Quindi questi scatti sono, potremmo definirli fittizi. È andato oltre, ha spaccato il legno perché la testa è piatta e non è riuscita a penetrare, quindi ha ceduto il legno sotto. Spanata, ecco, in parole molto povere. Direi che a questo punto passiamo ai calibri pesantissimi. Vite 230x7. Ho ancora un piccolo spazio su questo muraletto, vediamo se riesco a sfruttarlo. Questa vuole una T40, vediamo un po' cosa riusciamo a fare. Facciamo un piccolo invito e via. Spaccato tutto il legno, è andata dentro del tutto. Ho l'impressione che i 30 Nm dichiarati sono addirittura di più, che in questo caso aumenta, ma in senso inverso. E quindi cambiamo pezzo di legno e andiamo con questa megavite 10x300, che è il massimo di quelle che uso per fare i test e che fa fermare moltissimi avvitatori anche da 60 Nm. Quindi vediamo un po' cosa fa questo piccolino da 30 Nm. Magari andrà a fuoco. Oh là! Oh! Ce l'ho fatta, l'ho fatto fermare. Cioè, non sapevo più cosa fare a questo punto, veramente. Quindi con la 10x300 si ferma anche lui. Comunque direi che ha già dimostrato di avere parecchia birra. Facciamo qualche buco. Ma dato che è già arrivato dove molti non arrivano, andiamo direttamente con questa punta della Bosch da 14 mm. Ah, ricordo che il mandrino accetta fino a 10 mm, ma in questo caso ha il codolo da 10 mm e poi si allarga, quindi va bene. Ecco, lo svantaggio di avere un mandrino che arriva fino a 10 è che appunto arriva fino a 10. Il vantaggio è che arriva a 0,8 mm, quando i mandrini da 13 arrivano a 1,5 mm come minima apertura. Quindi questi da 10 mm consentono di utilizzare anche punte sottilissime, quando invece quelli da 13 mm no. Che molti magari dicono, ma è solo da 10. C'è un pro e un contro. Andiamo. Bisogna scaricare la punta perché anche se questa è una punta di ottima qualità a doppia elica che ha già delle scanalature per scaricare la segatura, comunque si intasa anche perché ci stiamo andando giù parecchio decisi. Ok, con questa nessun problema. Allora passiamo direttamente a questa mecchia da 30 e poi ci fermiamo, direi, se non si ferma prima lui. Ok. Il problema di queste è che quando arrivano dall'altra parte, tan, danno il contraccolpo. Quindi per liberarle, per completare il buco, l'ho fatta girare in senso contrario. Fatto sta che anche in questo caso
il nostro piccolo amico non ha avuto il minimo, ma minimo problema a finire il buco. È stato fantastico. E allora voglio anche provare con lo spauracchio Forstner 35 mm. Qui se ce la fa anche con questo, vendo tutto e tengo solo questo. Scherzo. Ecco, qui il problema è che non riesco io a stringere abbastanza il mandrino e slitta. Ok, ragazzi. Se spingo, lui ce la fa lo stesso, ma tende un po' a slittare il mandrino. Non so se è normale, anche perché le Forstner non mi stanno troppo simpatiche. Ok. Fatto sta che se ce la fa altro che se ce la fa. Sembra impossibile da mettere in crisi. È una cosa incredibile, veramente. Andiamo alle conclusioni. E allora, se i due fratelli maggiori dimostrano di valere da fratelli maggiori, siamo di fronte a degli attrezzi veramente eccezionali. Però limitiamoci per ora a questo, perché questi non li ho ancora provati. Che dire? Che dire? Avete visto anche voi? Una Forstner da 35. Cioè, solo quello e andava, andava, anche se imperterrito. Cioè, non lo so veramente. Non faccio prove su ferro e su muratura perché ormai ho visto che le prove su legno sono benché indicative della potenza. Ormai ho quello standard, so che se mi fora quel muraletto con una Forstner da 35 arriverà tranquillamente a una 10 su muratura, anche se non ha la percussione. Non parliamo di calcestruzzo, anche se qualcosina su calcestruzzo, forse una 6, una 8 su calcestruzzo li fa. Magari calcestruzzo non troppo duro. L'ho già dimostrato con, per esempio, il piccolo Parkside da 25 Nm che forava il calcestruzzo. Non sto a perdere tempo perché già il video è abbastanza lungo. Sul metallo non servono potenze esagerate, se non esageriamo con i diametri, ovviamente. Basta andarci con calma e lubrificare, quindi sul metallo è inutile che lo faccia vedere. Fatto sta che, ragazzi, vi lascio il link in descrizione, magari lo volete comprare. E naturalmente, se ce l'ho, vi lascerò anche un codice sconto. I prezzi sono sempre abbastanza modici, penso si aggiri sui 40 euro, forse a volte anche meno. E per un apparecchio così è tanta tanta roba. Io spero che vi sia piaciuto il video e in questo caso anche l'avvitatore, perché a me ha entusiasmato. Mettete mi piace, mi raccomando, iscrivetevi al canale, attivate la campanella per rimanere aggiornati sulle novità e utilizzate, oltre a questo link, anche gli altri link di Banggood che lascio in descrizione e quelli di Amazon per aiutare il canale senza spendere nulla di più. Venite ad iscrivervi al CMI, Consorzio Manutentori Indipendenti, assieme a il Bonna DIY e Salva Racing, mio gruppo Facebook. E poi iscrivetevi anche a tutti i gruppi che lascio giù nella descrizione del video, gruppi Facebook. Sono gruppi nei quali sono magari utente esperto piuttosto che moderatore o amministratore. Oppure gruppi che frequento, simpatizzanti di amici. Ci vediamo la prossima volta. Ciao!